FPT è una delle più importanti industrie di motopropulsori. Nel settore marino fornisce i suoi motori anche ad altri importanti costruttori in tutto il mondo, dal Giappone agli Stati Uniti. FPT Industrial è uno dei più grandi produttori di motori del mondo, 11 centri di ricerca nel mondo, 11 stabilimenti produttivi, 500.000 di motori prodotti ogni anno e 200.000 assali. Allora, FPT Industrial è tra le società più importanti del mondo in termini di produzione di motori marini. Si posiziona ai vertici dell'industria ormai con una storia di oltre 150 anni. Tra le sue divisioni annovera anche la divisione marina, che io ho l'orgoglio di rappresentare all'interno del contesto dello Yachting Festival di Cannes. FPT vuole mantenere la leadership in termini di contenuto tecnologico, pur garantendo ovviamente, per quanto riguarda lo sviluppo dei prodotti futuri, un leitmotiv che è quello ovviamente dello sviluppo tecnologico ma sostenibile. Quindi tutte le tematiche legate alle soluzioni green sono per noi diventate motivo fondamentale che sostanzialmente guida lo sviluppo del prodotto che noi facciamo con il nostro team di ingegneria e che tutto sommato corrisponde anche perfettamente a quelle che sono le esigenze del mercato di questo momento. Nell'ambito della divisione marina di FPT Industrial, negli ultimi anni abbiamo dato grandissimo spazio a quelle che sono state i nostri obiettivi in termini di globalizzazione del business. FPT Industrial è un brand attualmente, ovviamente come lo era in passato, assolutamente riconosciuto e riconoscibile nel mercato europeo, ma grazie all'introduzione di alcuni requisiti, ad alcuni contenuti più nuovi nella nostra gamma prodotto negli ultimi 3-4 anni di sviluppo insieme a tutto il team, siamo riusciti anche a dare una connotazione molto più global e una presenza ovviamente molto più internazionale al nostro brand grazie al fatto che siamo riusciti ad affermare i nostri prodotti su mercati che fino a qualche tempo fa ci vedevano recitare un ruolo secondario. Mi piace sempre raccontare il successo che abbiamo vissuto solamente in 2-3 anni di presenza nel mercato marino degli Stati Uniti, che è comunque un mercato di riferimento per gli utilizzatori, gli end user della nautica da diporto, ma non solo, con una clientela assolutamente esigente, così come siamo riusciti a fare uno sviluppo di prodotto ad hoc che ci ha consentito di essere tra le prime scelte di alcuni produttori, quindi cantieri e armatori, anche in cantieri e in paesi molto lontani, come quelli addirittura della Sud Corea. C16 è un motore da 15.9 litri di cilindrata, è un 6 cilindri in linea, questo è già garanzia di compattezza, ha la potenza di 1000 cavalli a 2300 giri, anche se poi ha la possibilità di essere declinato in una infinità di altri rating da scegliere in funzione ovviamente dell'applicazione, e ha la particolarità di avere un design che è stato espressamente studiato dalla nostra ingegneria per consentire un repowering senza alcuna necessità di modificare l'arrangement di sala macchine per poter sostituire il suo predecessore che era il C13. C13 era un 13 litri, questo è un 16 litri, quindi abbiamo all'interno dello stesso ingombro, quindi all'interno dello stesso volume, un motore che ha 3 litri di cilindrata in più e 250 cavalli in più rispetto al suo motore predecessore. E questo è il motore che in realtà molti conoscono perché è accessoriato in una maniera ovviamente un po' diversa da come viene nella produzione di serie, è il motore che poi ci ha consentito di conseguire il record di velocità. Il nostro 16 litri 1000 cavalli noi l'abbiamo pensato per applicazioni diportistiche ma anche per applicazioni light commercial, quindi la affidabilità di questo motore e diciamo il contenuto in termini ingegneristici, quindi di progettazione dei vari componenti, consente un utilizzo esteso di questo motore, non per le poche ore di utilizzo anno tipiche dell'applicazione diportistica, ma è un motore che ben si adatta anche ad applicazioni da sport fishing, così come ad applicazioni da trasporto passeggeri.
La gamma di FPT è ovviamente una gamma estesa e tra i motori best in class a cui noi piace fare riferimento quando introduciamo la nostra gamma c'è sicuramente il C9. Il C9 è un 8.7 litri che noi abbiamo voluto portare a Cannes, ma in una veste nuova, in una veste arricchita di un contenuto per il quale noi facciamo il lancio proprio oggi a Cannes e che è il contenuto ibrido. E noi, per rispondere a un'esigenza crescente che è quella del trend dell'ibridizzazione anche sul marino, abbiamo voluto stabilire una collaborazione con Vulcan Marine Hybrid Architect, che è una divisione di Vulcan specificatamente specializzata nel design delle soluzioni ibride marine, e abbiamo con loro progettato un hybrid module che, accoppiato al nostro motore C9 650, consente ovviamente la navigazione nella modalità diesel, nella modalità full electric, nella modalità ibrida, così come ovviamente garantendo la possibilità di avere una ricarica delle batterie quando l'imbarcazione arriva in porto, attaccandosi alla classica colonnina di ricarica. In pochi centimetri, veramente in 40 centimetri in senso di lunghezza, noi riusciamo ad ospitare ovviamente un doppio giunto, una frizione, un motore elettrico da 200 kW che consente alla armatore una navigazione a una velocità in funzione ovviamente dell'accoppiamento con l'elica, della resistenza di carena, una velocità di crociera assolutamente di comfort, e in funzione della carica, della capacità delle batterie, anche per una autonomia che può essere settata in funzione della specifica richiesta dell'armatore. I motori diesel FPT non sono solamente due, non sono solamente C16000 e C9650, ma in realtà copre un range in termini di potenza che va da 85 cavalli fino a 1000 cavalli, quindi il nostro C16 è il nostro flagship per quanto riguarda la gamma, e in termini di displacement, quindi di cilindrata, dal 3 litri dell'S30 fino al 16 litri. FPT non fornisce solo propulsori. Questa console rappresenta il livello dell'integrazione delle diverse tecnologie nautiche, quelle dei motori, quelle dei controlli e del monitoraggio, e ha vinto anche prestigiosi premi per il suo design. In FPT, come customer service, stiamo sviluppando diversi servizi, sia più tradizionali, come la possibilità per i nostri clienti di acquistare dei pacchetti di garanzie estese che vanno fino a 5 anni, ma stiamo supportando questi servizi anche con lo sviluppo di servizi a contenuto tecnologico molto più elevato. In particolare mi riferisco a tutto ciò che riguarda la connectivity e la possibilità di connettere i nostri motori, estrarne dei dati che danno la possibilità al personale delle nostre concessionarie che supportano i nostri clienti, sia di avere queste informazioni in anticipo per intervenire tempestivamente, magari quando ancora un eventuale problema non ha causato danni importanti, sia di avvalersi del supporto da remoto, no, dei tecnici FPT che possono intervenire su richiesta e supportare i nostri dealer non solo nella diagnosi ma anche nella riparazione. Questo ha come risultato globale il fatto di accorciare in maniera significativa i tempi di intervento, ma anche di ridurre drasticamente i costi e il tempo di fermo del motore stesso. È difficile dire quale sarà il motore marino del futuro, ma è certo che avrà un cuore elettrico ed elettronico, ed è naturale che l'azienda, che per prima ha capito l'importanza di abbinare il controllo elettronico al motore diesel, inventando il Common Rail, continuerà a essere protagonista.